Salve a tutti, io sono Blasphemy. Io sono Maximus e questo è il nostro nuovo primo episodio riguardante la nostra nuova rubrica Arcade Game. Andiamo a parlare di Metal Slug 4, Slug per i blasfemi come me, un gioco sparatutto. Sparatutto platform arcade. Senz'altro l'avete visto su nelle serie giochi. Molti su... di voi ci avranno sicuramente giocato perché io no, è perché mi fa schifo. Però comunque noi vogliamo riproporvelo, sul PC ce l'abbiamo, abbiamo fatto un gameplay dove vi presentiamo il gioco e dove facciamo qualche livello. Stoppa. Prossimamente faremo... Vediamo il filmato, non spoilerare troppo. Quando è finito? Ok. Adesso vediamo il filmato, ciao! La novità che porta Metal Slug 4 a differenza delle altre versioni sono i due nuovi personaggi, Trevor e Nadia. La novità di questo gioco inizialmente sono le armi, come ad esempio la doppia heavy machine gun e anche la possibilità di combattere con, grazie ai nostri amici alleati all'interno del camioncino e noi all'interno del sidecar. La cosa fantastica di questo gioco è che possiamo utilizzare anche i carri armati dei nemici, come ad esempio questo lanciamissili, che però il lanciamissile verrà utilizzato solo in dotazione come arma secondaria, infatti l'arma primaria sarà sempre la solita classica mitraglietta. Il gioco è come i primi, è bello da vedere, però vediamo che non si sono sforzati molto nel creare questo gioco. Infatti, come possiamo vedere, abbiamo le solite zone innevate dove abbiamo gli Yeti. C'è anche la possibilità di essere trasformati in zombie tramite il vomito appunto degli zombie stessi che troveremo in alcuni livelli, che però questo ci darà un enorme vantaggio. Infatti potremmo usare il vomito di sangue, che sarebbe come una bomba che ci aiuterà moltissimo a proseguire i livelli. Il prossimo gioco che vi presenteremo sarà Windjammer, un gioco di sport, anch'esso arcade, pubblicato dalla SNK e creato dalla Data East. Oggi mi sta sul cazzo. Oggi mi sta sul cazzo. Vediamolo. Vediamolo. Eccoci qui su Windjammer, questa è la selezione dei personaggi che come potete vedere hanno una statistica che dà velocità e forza. Queste sono le varie sezioni di gioco, ossia gli ambienti in cui poter giocare. Iniziamo subito con un gameplay, Italia vs Corea. Iniziamo, allora, vedete Maximus è quello a sinistra che becca subito 3 punti. Allora, partiamo dal presupposto che questo gioco sarebbe un gioco di sport. In pratica quello che si stanno lanciando dovrebbe essere un frisbee. Il frisbee viene potenziato, come potete vedere, nel momento in cui viene alzato, tipo con un rimbalzo, un qualcosa, e in pratica viene potenziato, come potete vedere, e viene fatto l'attacco speciale. A questo punto infiliamo altri 3 punti alla Corea, che se ne va a casa piangendo. Questa volta non l'ha potenziato perché non ha fatto tempo, il round è finito. Passiamo al round 2, come potete vedere è un gioco veramente demenziale, cioè o almeno io non sono uno particolarmente appassionato di arcade perché veramente mi annoiano, preferisco gli FPS, gli RPG, quelli lì. Comunque, come avete visto ha cannato il caricamento, mentre invece il suo collega, l'avversario, l'ha fatto, qua se la palleggiano di brutto, ha fatto un fail pauroso, cioè... C'è poco da dire, insomma, è un gioco veramente... Boh, cioè, ci si passano quei 10 minuti al giorno, cioè, poi quando succedono queste cose, vabbè, ti spari in un coglione, speri di non morire e speri che la tua ragazza non ti uccida. Passiamo al round finale, dato che il secondo l'abbiamo perduto. Ho perduto! Oh mio Dio! Guarda che cosa fa, carica, questo qua glielo para brutalmente, lancia l'attacco della muerte e lui se lo fa sfuggire come un pito. Bene, sempre 0-2, pessima partita per Maximus. Adesso guarda come lo carica, niente. Continuiamo a palleggiarsi, punto devastante signori, mamma mia, Maximus. Finito il round, 0, no... Minchia, abbiamo vinto, paura. Mi ero perso il conteggio. Vabbè, passiamo un'altra partita. Vediamo di beccare quelli un pochino più cazzuti. Andiamo in un'altra location, dato che quella lì da pallavolo un attimo così pacca, ecco. Italia vs Germania, i nazisti ci abbiamo contro, mamma mia. Ah, questo che cazzo c'ha in mezzo? Ah, ma c'ha dei paletti, insomma, sono
spam, 3 punti nei denti, madonna. Che roba. Guarda i paletti che infami, come cazzo hai fatto a prenderla, solo Dio lo sa. Tacca altri 3 punti, che gli abbiamo infilato noi però stavolta, non me ne ero reso conto, pensavo ci avessero fatto di nuovo punto. Carichiamo, botta della madonna, altri 3 punti per noi. Passiamo, 5 secondi al finale, pareggio. Che schifo. Ci siamo fatti fare un punto in maniera veramente blasfema. Epic fail, pareggio infame, dai. Potevamo vincerla, ci siamo fatti fare 3 punti come dei piti. Vabbè, proviamo di nuovo, caricamento, viene alzato sto affare, boom, e 3 punti nel culo, mamma mia. Vabbè, continuiamo ad andare avanti, qua la palla non è una palla, è un... Vabbè, a questo punto ci possiamo ritirare a vita privata, gli facciamo 3 punti ma mancano 8 secondi, questo qua ci ha fatto il punto da 5, che è l'affare al centro, che vedete è rosso, mentre invece gli altri sono gialli. Niente, scarsissimi, abbiamo preso un treno di legnate dai nazisti. Hanno vinto, niente. Eccoci ragazzi, abbiamo finito di vedere i nostri clip arcade. Spero vi siano piaciuti almeno quanto non sono piaciuti a me, quindi vi saranno piaciuti un sacco. Per oggi è tutto dalla sezione. Ciao! Dalla sezione arcade di Pixel Industry, Blasphemy e Maximus è tutto. Ricordatevi di mettere mi piace, di condividere il video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Pezzi di merda. Fatelo! È un vostro dovere. Ci vediamo la prossima volta. Ciao! Ciao.